Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare con voi un lavoretto in resina, che non è il solito portachiavi, ma voglio iniziare con un qualcosa di un pochino più grande per farvi vedere varie tecniche che si possono utilizzare, perché con la resina si possono fare delle cose veramente, veramente belle. Questo è lo stampo per un sottobicchiere. Sottobicchiere, dunque, quindi si può fare appunto il sottobicchiere oppure si può anche utilizzare per fare delle ciotoline. Mi piacerebbe farvi vedere come realizzare la ciotolina, solo che non so se riuscirò già in questo video, perché vi spiego. Dunque, per realizzare una ciotolina devo lasciare lo stampo a riposare per almeno quelle 4-5 ore, per poi poterlo mettere in forma. Visto che ho iniziato molto tardi oggi a fare il video, non so se riuscirò di stasera a fare quello che ho in mente. Nel caso dovessi avere problemi vari e quindi non riesco a farlo, non c'è problema, faremo un sottobicchiere. Quindi la tecnica con cui mischierò i colori sarà quella che vi farò vedere e poi vediamo un po' nel proseguo quello che verrà fuori. Allora, tanto per iniziare vi dico che ho utilizzato questo tipo di resina che mi viene chiesto più volte che resina utilizzo. Sto usando la Resin Pro. Componente A e componente B, bicomponente, che si usa nelle proporzioni di 100 g di A e 60 g di B, e quindi questa è la resina che sto usando per realizzare tutti gli ultimi lavori che sto facendo e mi sto trovando molto molto bene. E nel mio negozio di Amazon, trovate il link per acquistare questa resina. Io ho già mischiato la resina, vedete che è bella trasparente, senza bolle, nella quantità di 50 grammi di A e 30 grammi di B, che è quella che utilizzerò per fare questo sottobicchiere. Ora l'ho già mischiata. Per come fare a togliere le bolle, ho fatto già un video, quello dei portachiavi, in cui spiego nel dettaglio. Comunque, vi rinfresco velocemente, bisogna versare lentamente la resina e mischiarla con molta delicatezza per i 3 minuti almeno che servono affinché diventi trasparente, e poi io ho già fatto il lavoro perché l'ho lasciata riposare per 10 minuti. E se voi la fate riposare per 10 minuti, le bollicine vengono su a galla e vi ritrovate una resina trasparente come questa. Quindi questo è il motivo per cui l'ho già fatta prima. Tanto farvi vedere come mischiavo la resina, potevo, insomma, mi sembrava anche superfluo. Allora, andrò ad utilizzare questo colore rosso, il red della Color Fun, che ho preso sempre, sono sempre della Resin Pro, e questo metallico dorato. Voglio già fare un qualcosa con il rosso e il dorato, anche se siamo in anticipo, ma comunque in previsione del Natale, perché appunto se riesco voglio fare una ciotolina, voglio vedere come viene, se mi piace, anche perché questo colore non l'ho mai utilizzato, quindi lo utilizziamo insieme e vediamo un po' l'effetto di quello che verrà. Il bello della resina, per alcuni è il lato negativo, io lo trovo invece una cosa che mi piace, è che non sapete mai esattamente quello che viene fuori, nel senso che voi fate delle prove, trovate più o meno degli escamotage, cercate di stabilire delle regole, però poi in realtà quello che vedete quando girate il sottobicchiere, magari non è quello che proprio immaginavate, e può anche molto spesso succedere che venga ancora più bello di quello che immaginavate, quindi è molto divertente. Poi, altra cosa, rimane sempre la possibilità di utilizzare quello che create sia dal lato in cui versate che dal lato sottostante, perché a volte può capitare che voi fate un lavoro pensando che dalla parte opposta vi venga poi tutta una lavorazione, invece poi preferite quello che vi rimane sulla parte frontale. Quindi alla fine potete utilizzare le vostre creazioni come meglio credete. Quindi adesso cosa faccio? Vado a dividere in 3 parti, anche magari 2 parti un pochino più, lo faccio ad occhio, non sto lì a metto più o meno da dividere più o meno in 3 parti la resina, ma non è fondamentale che sia proprio perfettamente così. Per esempio, qua credo di averne lasciata un po' poca, quindi facciamo pure così che è meglio. Ne ho lasciata troppa qui, va bene. Ok.
Quindi diciamo che ho lasciato, ho diviso in tre parti la resina, dove in questi due bicchierini ce n'è un pochino in più e nel bicchiere che ho girato un pochino in meno, però più o meno ci siamo in questo modo qui. E adesso vado a versare i miei colori, quindi agitare bene i colori sempre, questo mi raccomando, agitateli bene, che siano alcolici e che siano paste, che siano colori, bisogna sempre agitarli bene bene bene. E vado a mettere, allora, 3, 4, 5 gocce. Ho messo 5 gocce di questo rosso, poi vediamo se sono sufficienti. Andiamo a mischiare, vediamo se il rosso ci piace. Sì, il rosso comunque è bello perché... Aspettate che mi metto anche un po' gli occhiali così. Ok, guardate che bello questo rosso. La resina vedete che è sempre perfettamente senza bollicine, ce n'è giusto proprio solo qualcuna, ma appena appena. Quindi direi che questo come tipo di colore non mi dispiace affatto. E anche come intensità di colore direi che va bene così. E poi vado a mettere il metallico dorato, che però è in polvere. Quindi prendo il mio stecchettino così. E vado a prendere una punta e vediamo un po' se ci piace la densità, ma direi che anche questa va bene. Ok, girate bene. Sì, questo metallizzato devo dire che immediatamente rimane bello coprente e luminoso. Quindi guardate un po', abbiamo il nostro metallizzato e abbiamo il nostro rosso. Ora consiglio, mentre lavorate la resina, tenete sempre a portata di mano le salviettine umidificate dei bambini, che sono quelle che vi permettono di pulire i bastoncini, le cose sporche di resina, vanno benissimo. Allora, vediamo un po'. Ora, quello che ho intenzione di fare è, allora, intanto vado a togliere i bastoncini da dentro i miei bicchierini. Tra l'altro avete visto che questi bicchierini qua sono in silicone molto morbido e questo mi permetterà di lasciare, se rimangono sporchi, di lasciare la resina dentro fino a domani. E domani li potrò staccare la resina che è rimasta dentro e quindi riutilizzarli, così non sprechiamo tanta plastica e direi che non è il caso di fare. Quindi questi bicchierini in silicone per la resina sono eccezionali. Allora, quindi cosa facciamo? Io penso di iniziare prima con il rosso e vado a fare in questo modo qui, vado a versare la mia resina rossa sul bordo in questo modo, ok? Prendiamo di nuovo il suo bastoncino, così non sprechiamo la resina e gliela versiamo bene tutta così, ok? Adesso una cosa che vi consiglio di fare, soprattutto quando le forme sono così come questa, che sono molto, vedete che sono molto lavorate, di passare sul bordo delicatamente, per non segnare la forma, uno stecchino o un qualcosa anche di silicone, meglio ancora che non graffi, perché potrebbero andarsi a creare delle bolle proprio negli spigoli e quindi poi non riuscite più a toglierle e vi rovinano il vostro lavoro. Nello stesso modo vado a mettere il dorato così, guardate, lo vado a mettere nella parte finale, ma in modo che vada anche sopra il rosso, tutto così, e poi velocemente vado a versare al centro così tutto il mio trasparente.
in questo modo qua. Non sprechiamo resina, quindi facciamo cadere bene tutta, così. Abbiamo ancora un pochino di dorato, che a questo punto vado a fare in questo modo. Provo ad andare a mettere sul bordino, poi con la resina il bello è che voi dovete sperimentare sempre, sempre, sempre. Quindi adesso vado a fare questo lavoro qui, provo a metterne un pochino anche qui, il resto la mettiamo qua al centro così, ok? Adesso prendiamo la nostra pistola termica e andiamo passarla sulla nostra resina in questo modo, in modo da andare un pochino a miscelare i colori e a far entrare un pochino il rosso all'interno. Okay. Fatto ciò, con la resina è molto molto importante lasciarla riposare, nel senso che si modificherà da sola. Quella che voi adesso vedete come cosa non è assolutamente definitiva. Man mano che la resina si livella e si stabilizza, le cose cambiano. E quindi noi la lasciamo riposare, io la lascerò riposare, se riesco, quelle 4-5 ore per poter andarla a togliere e farvi vedere come realizzare una ciotola. Se non riuscirò, perché magari di oggi non riesco a fare questo lavoro, domani lo tirerò fuori, sformerò il sottobicchiere e vi farò vedere il risultato finale, e sarà comunque uno dei miei sottobicchieri natalizi. Quindi per adesso vi stoppo il video e lo riprenderò appena sarò pronta per proseguire con il mio lavoro. Sono passate 24 ore e il mio sottobicchiere in resina è perfettamente asciutto. Come vi avevo anticipato, avrei fatto la prova a valutare se riuscire a fare la coppetta oppure no, ma non ci sono riuscita, perché ieri sera alle 11:30, dopo circa 5 ore da quando avevo fatto la colata di cui vi ho fatto il video, la resina ancora non si staccava dal mio supporto, era troppo morbida e quindi non ho potuto toglierla per metterla in forma. Farò un altro video in cui vi farò vedere come realizzare una coppetta. Devo solo regolarmi meglio con gli orari e devo anticiparlo in modo da riuscire a farlo in giornata. Ieri sera capite che a mezzanotte sono andata a dormire e ho detto va bene, lo faremo la prossima volta. Peccato, perché una coppetta in questo modo non sarebbe venuta male. Comunque ne faremo un'altra, non c'è problema, vi farò vedere. Quindi questo qua diventerà tranquillamente un sottobicchiere o un supporto per la mia tavola natalizia. Allora, come vi dicevo ieri, nel momento in cui vengono fatte le colate si possono utilizzare sia dalla parte in cui si colano che dalla parte sottostante. Io direi proprio che in questo caso la utilizzerò da questo lato, perché mi piace molto l'effetto che è rimasto, perché i colori metallici, adesso vedremo quando lo giro, ma tanto si propagano in una maniera un po' particolare. E io sono sicura che mi piace più da questa parte, perché vedete che si è proprio, non so come dire, ristretta la parte dorata ed è rimasta bella separata, guardate, con tutti i bordini che brillano. Adesso non so se l'effetto nella telecamera si vede bene, ma è venuto molto molto bello. Comunque noi adesso lo andiamo ad aprire e vediamo un po' quello che c'è dall'altra parte, perché come vi ho detto si possono tranquillamente, diventa veramente tutto soggettivo. Io ho fatto delle cose che a me piacevano da un lato, invece chi poi le sta usando le usa dalla parte opposta, quindi è tutto relativo. Eccoci qua,
Allora, questa è la parte posteriore, vi faccio vedere, quindi la parte metallica, come immaginavo, si è tutta sparsa su tutto il bicchiere e vedete che invece per quanto riguarda dove ho fatto la colatura rimane molto statica, a differenza di altri colori che cambiano completamente, e tutto ciò che è un colore come questo metallico rimane abbastanza concentrato. Quindi, dal momento che io non l'ho lavorato con lo stecchino, non ho mischiato i colori, sono rimasti separati. Però ho proprio intenzione di fare più video in cui farvi vedere più cose, così capite come come funzionano i colori, e poi a quel punto uno, prima di partire a fare un lavoro, sa già quello che vuole ottenere e lo può gestire come preferisce. Quindi io lo userò così, perché mi piace proprio un sacco. Mi spiace di non essere riuscita in questo video a farvi vedere come dare la forma per fare una coppetta, ma vi prometto che ne farò un altro in cui con lo stesso stampo andremo a fare una coppettina in resina, perché vengono veramente, veramente belle. E così vi faccio vedere come realizzarla. Magari vi faccio vedere due coppette che ho già fatto, così per darvi un'idea di quello che ho in mente. Queste sono delle coppette che ho già realizzato. Guardate che carine. Chi mi segue su Instagram ha già visto, aveva visto, ho fatto anche un video veloce, un reel veloce su come ho realizzato la colatura per queste coppette. Guardate un po'. Quindi appena riesco vi faccio un video e vi mostro come fare anche questo tipo di lavorazione. Detto questo, spero di esservi stata utile per iniziare appunto a farvi vedere un po' come gestire i colori e come gestire la resina. E come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un abbraccio e un bacione. Ciao ciao!